Hai finito tu, là? E su con quel divano, su, coraggio, e l'avete attaccata quella moquette? No, ma che fate per là con quelli grandi? Quante volte ve lo devo dire di andare da dietro, dalla cucina? Via, andate! Ma no, il divano non va là, l'angolo divano è quello! Oddio, mi state mandando al manicomio! Emma! Finalmente tu, Guarda qua, gli ospiti arrivano fra poco e siamo in ritardo su tutto! Ma l'architetto dove sta? E chi lo sa? Secondo me è in cucina. Fai passare questa giornata che me lo mangio vivo! Non ti preoccupare, ci parlo io! Mandami le gemelle, Spedire Raffaellina! E chi se no? Embe? Fuori! Spinellina? Signora? E voi due? Ma che è questo occhio? Perché? Non toccate niente, Inclina, abbi pazienza, non ci va. No, no, è una questione ottica. Tira dentro la foglia. Non ci va. Inclina. Ma si può sapere che succede? È tutto sotto controllo. Dobbiamo aprire il barco di ancora 15 centimetri. Ma quale 15 centimetri? Ci sono almeno 40. Ma a me non mi interessa quanto, ma quando stanno arrivando gli ospiti? Abbiamo finito! È solo una questione di attimi! Su ragazzi, a lavoro! Tira. Ma poi hai parlato con tuo zio? Sì, ma l'ha presa male. Ma com'è? Ha fatto il cameriere nei peggiori ristoranti della provincia e non lo può fare per te che sei il suo nipote preferito. Ma gliel'hai detto che l'abbiamo eletto a maître de sala? Quanta gente ha confermato per stasera? Tutta la crème. Verrà pure la marchesa. Ma quanti anni avrà adesso? Un'età indefinita, tra i 92 e 93. Però si regge ancora in piedi. Soltanto qualche problema di udito. Ah, sai che ha confermato pure il presidente dell'università? Il preside? Sì, viene con tutta la gamba ingessata. Secondo me per controllare la moglie. Dicono che è catto ninfomane. Sarà geloso? Geloso. Di questi tempi. Ma che siamo tornati all'epoca delle scimmie? Signora Marchesa, ma che piacere vederla. Era da tanto che non ci vedevamo. Ma come fa? È sempre più giovane, io non lo so. Ma lei deve avere un segreto. E me lo dica questo segreto. E ce lo dica pure a noi. La prego. Zio, che è stata a casa vostra? Quante bottiglie sono rimaste? Nove.
i bicchieri vuoti. È spennato sto pollo. Certo che si sente la crisi. Ma noi ci siamo dentro fino a... Ma secondo voi di chi è la colpa di questa crisi? Degli economisti, ovvio, no? Ma io sono un economista. E allora è tutta colpa sua, presidente. Chi è che doveva prevedere che un barile di olio da $50 è passato a 0,50? Ma lei sta dicendo che tutti gli economisti sono dei bidoni, allora? E se lo domanda pure il meschino. Non pensavo se ne intendesse anche di politica. Tony? Eh? Illuminaci. Su. Digli tu chi vincerà le elezioni quest'anno. No, ma non vogliamo annoiare i nostri invitati. Su, via, non ci tenga sulle spine. Chi è? Amore, illumina. Va bene. Va bene, se proprio lo volete sapere, c'è un solo uomo che, nonostante la pessima reputazione, vincerà. E come fa lei a essere così sicuro? E lo chiede pure, scusi, dopo tutto quello che è successo. Ma come fate a essere competenti in tutto? Sembrate una coppia che vive già nel futuro. Io e mia moglie siamo il futuro, professore. Ma voi siete sempre così affiatati? Sempre. Anche nel sesso? Parli tu o parlo io? A te la parola, Gemma. Tra me e mio marito non ci sono né tabù né segreti. Quando ci siamo sposati abbiamo giurato di dirci tutta la verità. Ma questa è utopia. Forse per dei piccoli borghesi, non per chi ha deciso di fare della propria esistenza uno strumento di conoscenza. Esatto. Scusi, che vuol dire che lei racconta a sua moglie tutte le sue scappatelle? Ma certo, senza nessun problema. 3 anni fa, no? Mi è venuto all'improvviso il desiderio di fare all'amore con la mia segretaria. Ne parlammo in cucina la sera e mia moglie mi disse: lo desideri? Fallo! Ma che civiltà! Ma anche mio marito non è da meno, eh. Al mio bisogno di accoppiamento extraconiugale, lui mi darebbe sicuramente la benedizione. Ma è incredibile! Oggi, per esempio, no? Ho fatto l'amore con la babysitter dei nostri vicini, ma è stata una cosa talmente rapida che mi ero completamente dimenticato. Scusami, cara, se non ti ho detto niente. Ma no, figurati. Al giorno d'oggi, con tutte le cose da tenere a mente. Anch'io, per esempio, l'altro giorno, quando è arrivato il garzone del fruttivendolo, così, senza neanche pensarci, mi sono ritrovata qua, a terra, avvinghiata sul pavimento. Ma era una cosa così, me lo sono pure dimenticato. Ma è fantastico! Gemma, ma non ti sembra di aver esagerato un po' raccontando quella bugia del fruttivendolo? Ah, sì? E vogliamo parlare di te e della tua babysitter. Ciao, buona serata, buonanotte, buonanotte. Buona serata. Caro, appoggiati a me. Avete sentito anche voi? 2 colpi di pistola. Vi siete dimenticati di qualcosa?